Vaplive.it. The next step. Ciao Cree! Ma Fede, ma dove siamo? Cree, siamo qua su Reply.it come ogni volta al mese, qui puntata al femminile, con la Cree e con la Fede sempre su Acme. Davvero? Buon anno! Era da un sacco per di più, che io e la Cree non ci vedevamo perché giustamente l'ultimo venerdì di dicembre non abbiamo potuto farlo perché era sotto Capodanno e quindi dicembre l'abbiamo saltato, ma siamo qui nel nuovo anno 2017, gennaio, con una nuova via da conquistare. Oh, non vedevo l'ora davvero, tutto il mese che aspetto, anzi in realtà sono quasi due mesi che aspetto perché il mese scorso abbiamo saltato, ma questo, carichissime, avevo un sacco di voglia di raccontarti di questa donna speciale che abbiamo scelto apposta per la puntata di Acme tutta al femminile. Ma infatti non ho fatto in tempo a dire alla dottoressa Cree, che vi vuoi fare questo mese, che subito mi arriva il messaggio: questa è la donna del nostro mese. Perfetto, ok, quindi questo mese è carichissima la nostra dottoressa Cree per questa donna, per questa grandissima donna e via che vogliamo diventi una via di Canegrate o comunque di un paesino qua nella nostra zona. Sì, in realtà no Fede, noi vogliamo parlare di questa qui perché è fighissima, cioè che poi diventi una via, sì, va bene, però è madonna da ricordare. Quindi lo facciamo per informazione generale. Sì, speriamo diventi una via, ma a noi ci piace di più perché ne parliamo tanto e, sia per noi, più che altro per noi, ma anche per voi, in realtà. Perché ricordiamo che Acme cosa fa? Vi regala un po' queste curiosità, queste pillole su personaggi famosi, anzi con la Cree sono sempre appunto delle donne famose, magari poco conosciute perché appunto essendo donne non sono poi così portate ai grandi livelli di fama, sì. Però noi ve le facciamo conoscere così quando poi siete in giro a fare gli aperitivi, come diciamo sempre io e la Cree, che almeno io non li faccio mai, però potete così regalare perle di curiosità ai vostri amici. Sì, infatti dovremmo organizzarle un aperitivo, magari io e te, così parliamo della puntata di Acme al femminile. Giustamente. Cree, ma vuoi darci i contatti per essere in contatto con noi? Ma non vedevo l'ora, poi ultimamente siamo tutti così social. E allora, se volete scriverci o mandarci un messaggio vocale, potete farlo al numero WhatsApp che è 349 94 50 223. Mi raccomando, seguiteci sulla pagina Facebook sia della nostra radio, facebook.com/reply, ma in particolare sulla nostra pagina del programma, perché, di Acme. Esatto. Perché trovate la citazione del personaggio più il podcast ripubblicato direttamente dal sito di reply.it. Ecco, proprio così. E poi ovviamente twitter.com/reply.it e non da ultimo il nostro sito ufficiale www.reply.it, che è appunto dove ci state ascoltando o in podcast o in diretta. Questo è il nostro sito. Yeah. Cree, siamo pronti per svelare ai nostri ascoltatori quale sarà la via che andremo a conquistare o anzi a creare oggi. Ehi Cree, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Marie Curie. Ehi Cree, che cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede, tentare di conquistare Canegrate e il mondo. La Fede con la Cree, la Fede con la Cree, queste esploratrici dicono Reply di Rosa, insieme fanno scintille, ne combinano sempre mille, che coppia la Fede con la Cree, 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 Cree. Finalmente, allora, eccoci qui su Acme per parlare di una donna fantastica. Quella che abbiamo scelto questo mese, appunto, è Marie Curie. Ma per poterne parlare davvero bene e andare fino a fondo nella sua essenza, ci serve la base adatta, che è appunto quella che compare nel vostro sottofondo musicale. Ah sì sì, a me oltre al momento così pregno di saggezza mi fa venire in mente quel bel fustacchione di Alberto Angela. A me l'Alberto mi piace assai. Ma guarda che, aspetta, facciamo una parentesi iniziale perché io la credo tanto tempo che non ci vediamo e quindi ci sta anche un po' di chiacchierata. Ma ho notato che un sacco di persone su Facebook, nei social così, Alberto Angela ha preso proprio il sopravvento. Sì, ci sono un sacco di meme, un sacco di immagini correlate a lui. Ma come mai? Cioè, mi sono perso qualcosa? Figo, perché lui ha quella faccia lì. Cioè, secondo me ha anche una... come dire... sì? Uno charme? No, una spiccata prestanza fisica maschile. Ah, vuoi dirci che cioè, secondo è carico di testosterone?
scarico sia dell'ormone che dell'ambaradan, che è correlato all'ormone. Meno insomma. Male che doveva essere una puntata femminile questa. Vabbè, oltre ad avere quel fascino lì dell'uomo colto, c'è anche quella roba lì della misura, non so come dirtelo, in radio. Non lo sapevo questo. Sì, perché si intravede un po' quando lui fa le passeggiate o si inchina. Ecco perché ha preso archeologici. E certo, si intravede il pantalone un po' tirato. Comunque, grandissimo Alberto, dovrebbe venire dalle nostre parti. Questo rumore è la mia collana, adesso la tolgo. Dovrebbe venire dalle nostre parti, adesso devo trovare ancora l'evento, ma ve lo condividerò. E c'è già un folto gruppo di amiche, conoscenti, che si stanno organizzando in pullman per andare a trovarlo. Perfetto, questa qua mi mancava. Meno male che c'è la Cri che mi aggiorna sugli eventi che succedono poi nei social. Ma Cri, allora, il personaggio di oggi, entriamo nel vivo proprio a scoprire chi è questa donna, Marie Curie. Ma in realtà qual era il suo vero nome? E aspetta, che prima di capire cosa ci fosse scritto ci ho messo un attimo. Maria Sklodowska. Perfetto, perché infatti la nostra Marie Curie in realtà non è di origini francesi, come potrebbe essere a intuizione il suo nome, ma è di origine polacche. Giusto, Cri? Ho tolto la collana, sì. Bravissima, nasce appunto a Varsavia il 7 novembre del 1867. Sì, torniamo indietro di due secoli. Ovviamente lei, nata alla fine del 1800, vive a cavallo tra il passaggio del secolo. Notissima, famosissima, perché ovviamente è una donna di scienza, ma ha vinto il Nobel per la fisica e anche quello per la chimica. Cioè, non ne bastava soltanto uno dei Nobel, ma è stata una delle poche che ha vinto due Nobel, per di più su due discipline diverse. La donna poi, figura. E poi donna. Una roba pazzesca. Quindi vi abbiamo già svelato qual è la caratteristica più importante che porta, diciamo, questa donna, ma noi vogliamo andare invece in profondità. Siamo qua apposta, noi ci piace un sacco scendere nelle viscere della conoscenza, soprattutto quando si tratta di donne di una certa rilevanza. Abbiamo parlato di un sacco di donne importanti per la storia, importanti per la cultura, importanti per l'arte. Oggi parliamo di questa donna fantastica, importante per la scienza. Ora, vero che ha vinto questo Nobel, cioè si è dedicata molto alla scienza, l'ha fatto insieme al marito. Adesso io non vorrei dire, però forse una spintarella da quel lato è arrivata. Vabbè, ma lasciamo il cinismo a più tardi. Dunque, partiamo dall'inizio. Vai, Cri. C'era una volta. C'era una volta Maria Sklodowska, che nacque il 7 novembre, appunto, 1867 a Varsavia. In realtà in quel periodo la Polonia era soggettata alla Russia, quindi poi vedremo che non visse proprio un'infanzia, un periodo semplice, facile, assolutamente no. Ultima di cinque figli, perché ovviamente prima non è che te ne bastava uno, eri povero, non è che ti bastava un figlio, no, ne facevi cinque perché bisognava scaldare la casa e avere manovalanza utile. Inizia a studiare insieme al padre, quindi diciamo è abbastanza vogliosa di imparare già fin da piccola. Vuole andarsene da questa casa piena di gente. Inizia a studiare insieme al padre, che l'aiuta ovviamente da autodidatta, e poi con fortuna riesce a proseguire gli studi a Varsavia, dove addirittura arriva a livello universitario. Eh sì, pensa te. Ma poi oltre Varsavia arriva fino alla Sorbona. Incredibile davvero. Tra l'altro ho cercato delle foto, insomma delle immagini della nostra Marie Curie, e mamma mia ragazzi, che faccia triste. Ma no, aspetta, qui bisogna capire che in quel periodo, quantomeno finché si facevano le foto in bianco e nero, hai ragione, era quasi vietato sorridere. Sì, racconta. Cioè, se anche tu vedi le foto dei nostri nonni o anche soltanto genitori da piccoli nelle foto fatte a scuola, cioè non si poteva sorridere. Un mondo in bianco e nero non lasciava spazio al sorriso. Ma meno male che ci sono i selfie che ci salvano. Ricordiamo che la Cri, appunto, sui selfie invece è molto sorridente e preparata su questo argomento. Quindi se avete qualche dubbio o consiglio su come realizzare un selfie, contattate la nostra dietista, dottoressa Varotta, che vi potrà dare un utilissimo consiglio. Grazie Fede per questo sponsor. Comunque stavo dicendo che la Marie Curie era molto triste nelle foto. In realtà, sì, ovviamente hai ragione tu, la fotografia in quel periodo aveva tutto un altro significato rispetto al significato che ha ora. In realtà però lei era davvero una donna molto decisa, caparbia, una che aveva le palle. Sì, brava, proprio così. Non c'è un termine diverso per dire una roba così. No, non si può essere delicata in questo caso. No, e ci sono tre episodi che possiamo ricordare per definire il suo caratteraccio. Caratterino. La sua caratteristica. Sì, era un peperino, insomma. Sì. Una che sapeva dove voleva andare e sapeva come arrivarci. Pensa. Dai, raccontamene uno.
Almeno uno. Quello quando era piccolina. No, mi piace tantissimo quello della scuola. Quello delle sedie. Sì. Va bene, dai, dai, te lo appoggio, raccontamelo. Bellissimo. Allora, praticamente all'età di circa 10 anni si trovava nella sala da pranzo insieme ai suoi compagni di scuola, ovviamente. E come in tutte le sale da pranzo di tutte le scuole c'è sempre un casotto, insomma, la gente chiacchiera, urla, canta, poi si alzano, si spintonano, insomma, c'era un gran marasma. Lei era lì seduta al tavolo sulla sua seggiolina, aveva i gomiti sul tavolo, si copriva le orecchie con le dita per proteggersi appunto dal rumore, e stava lì immersa nella lettura di un libro. Cioè, tu immagina, tutti i bambini di 10 anni, tutti che fanno casino, lei lì tutta chiusa in se stessa che si legge il libro. Ovviamente figurati se i suoi coetanei potevano lasciarla stare, ma figurati. Allora, oltre a prenderla in giro, decidono di architettare una struttura a ridosso di Marie Curie. Cioè proprio intorno e addosso a lei. Ma quasi. Ma ti rendi conto? Lei ovviamente era talmente concentrata nella lettura che non si accorse nemmeno di cosa stava succedendo intorno a lei. No, i suoi compagni stavano erigendo una specie di torre fatta di sedie intorno a lei, che praticamente la chiudeva dentro tipo una specie di gabbia. E nel momento in cui Marie Curie si alza per andare, questa torre di sedie, te l'immagini, crolla a terra e lei con sdegno guarda i compagni, senza dire una parola se ne va. Cioè, se già a 10 anni tu è fai così, emblema, è veramente emblematica questa ragazza qui. E in realtà, vabbè, adesso senza elogiarmi, però mi ritrovo moltissimo nella sua personalità. Cioè, una che guarda un po' tutti dall'alto in basso, no, non dall'alto in basso, però che ha piena consapevolezza di se stessa e del mondo che ha intorno, e non può permettersi di perdere tempo, perché ha un obiettivo da raggiungere ben prefissato, ben in mente, che non si ferma nemmeno ad ascoltare, a valutare l'opinione altrui. Infatti, cioè, queste persone non meritano neanche un po' del mio tempo, lasciamole perdere, non sprechiamo neanche un po' d'aria della mia voce per mettermi contro di loro. Invece io, Cree, sono esattamente l'opposto, perché a me quando c'è un'ingiustizia, qualcosa che non funziona, piuttosto io ci lascio le corde vocali, ma devo far capire a quella persona che sta sbagliando. Che coppia che siamo, vedi? Sì, siamo perfette insieme. Ma Cree, prima di passare alla canzone, perché abbiamo già fatto un primo momento della vita di Marie Curie, quindi è giusto lasciare un po' di spazio, come diciamo sempre, i nostri neuroni per farsi diventare le nozioni che abbiamo dato. Verso gli anni 70, Marie Curie comunque è stata ricordata da un gruppo musicale tedesco di musica elettronica, e ci tenevamo io e la dottoressa Curie appunto a portarvi questo brano, perché loro hanno scritto questo brano apposta per questa fisica e chimica, appunto Marie Curie. So che non lo pronuncerò in modo totalmente esatto. Ma certo che lo pronuncerai bene, ma dai. Il gruppo è il Kraftwerk. Magari qualche tedesco mi correggerà e ci scriverà sul nostro numero di WhatsApp per dirci l'accento giusto. E il titolo della canzone è Radioactivity, perché appunto Marie Curie si occuperà di radioattività. Bella comunque, bella, bellissima. Sento un attimo con voi. Allora, vi dobbiamo dire la verità, un pochino l'abbiamo sfumata questa canzone, non tantissimo, però io e la Cree vogliamo dirvi un sacco di cose. Il tempo è quello che è. No, Fede, faceva cagare questa canzone. Cioè, per niente, zero. Aspetta, non avevo ancora capito. Sì. E la canzone non era proprio nelle nostre corde. Cioè, sì, nel senso, la musica elettronica non ci appartiene molto. Potremmo dire all'Inner City Life di passare questa canzone. Benissimo, ditemelo quando la passate, così evito di ascoltare reply.it. Vabbè, ma proseguiamo in quella che è la vita della nostra, appunto, Marie Curie. Siamo arrivati più o meno alla sua adolescenza e giovinezza. Questa Marie Curie che cosa fa, Cree? Beh, le vengono le mestruazioni, iniziano a piacerle i ragazzi e si trucca. Grazie per questa spiegazione molto al femminile, ma andiamo oltre. Allora, la nostra amica Marie Curie è divertente oggi, la Cree. La Cree è così, è felice, serena, sulle nuvole. Sono come una farfallina che va di fiore in fiore. Allora, cosa succede? Quindi 15 anni, Marie Curie, anzi Maria Slodowska. Esatto, perché non si è ancora naturalizzata francese, quindi è ancora polacca fino in fondo. Nelle viscere, insomma. Vabbè, insomma, cosa fa? Conclude gli studi secondari al ginnasio,
Pensate, amici ascoltatori, che ottiene la medaglia d'oro, perché lei era fantastica, prendeva dei voti altissimi, si impegnava un casino e ha preso pure la medaglia d'oro. Ma da noi non succede questa cosa? No, anzi, ma manco i soldi ti danno più a quanto pare, perché se superi il reddito, anche se sei bravo, non pigli il segno di merito. Com'è che si chiama? Bonum. No, aspetta, la borsa di studio. Borsa tipo. Di studio, sì. Esatto. Vabbè, io questa cosa non la sapevo, però la medaglia d'oro la volevo anch'io, No, pacca sulle spalle per noi, cara Marcucci. Sì. Ma ricordiamo una cosa che non ci siamo ricordate di dire prima, che però secondo me è importante, è Marie Curie. Mm-mm. Marie Curie è una sorella a cui è molto legata. Mm-mm. Questa sorella si prende cura della sorellina Mary come se fosse molto materna. E il loro rapporto, vedremo anche poi in seguito, sarà un importante legame nella sua vita. Sì, devo dire che forse i genitori andrebbero redarguiti per il nome che hanno dato alla sorella maggiore di Marie, perché l'hanno chiamata Bronia. Ragazzi, Bronia non si può sentire. Almeno Maria è già più accettabile, ma Bronia pure. Vabbè, insomma, quindi hanno sicuramente uno strettissimo legame che le accompagnerà fino alla fine dei giorni di Marie. Sì, ma siamo arrivati al punto in cui la nostra Marie appunto torna a Varsavia e decide di aderire a un progetto particolare. Un progetto che si chiama Università Volante. Non perché fosse una reale università, ma questo è un gruppo che si unisce di ragazzi comunque abbastanza studiosi o impegnati in sordina, perché non è che si poteva far sapere a tutti quello che stavano pensando, comunque trattando, legati tutti a quell'idea di positivismo che stava nascendo in Europa. Sì, io me l'immagino che si trovano nello scantinato di un palazzo anonimo e si mettono a chiacchierare su quelle che sono le filosofie emergenti, piuttosto che a cantare o suonare o scrivere poesie. Io ce li vedo un po' così. Ma Cri, ho visto che nel nostro documento di Drive, dove appunto scriviamo sulla nostra donna che andremo a conquistare, hai specificato ben bene cos'è il positivismo. Sì, sì, è proprio quello che dicevi tu, questo movimento filosofico culturale che nasce in Francia nella prima metà dell'Ottocento e ha come ispirato, insomma, come linee guida fondamentali quelle che esaltano il progresso scientifico. Quindi probabilmente era lì che disquisivano sulle nuove scoperte scientifiche miste alla filosofia, e poi sicuramente si lasciavano andare perché erano dei ragazzi, quindi ci sta anche che si lasciano prendere un po' da quelle che sono le emozioni. Quindi tutto questo mix di cultura e passione che appunto emergeva, io dico nello scantinato, però probabilmente era, non so, un ambiente angusto, molto nascosto, in cui loro si ritrovavano e lasciavano fluire la loro fede nel progresso. Poi magari era sesso sfrenato, non lo so, adesso a questo punto non lo sapremo mai, però sì, così ci dicono. Così se l'è portato nella tomba, diciamo. Ma nel 1885, un'altra data crea al nostro tavolo, Marie decide di presentarsi a un'agenzia di collocamento, perché essendo comunque una famiglia numerosa e per ora lei non lavorava ancora, per necessità economiche deve iniziare a lavorare, perché sennò sì, per forza, non ragazzi, si può andare avanti. Va bene studiare, va bene impegnarsi dal punto di vista culturale, però la famiglia aveva difficoltà e quindi deve contribuire anche lei. E cosa decide di fare, o comunque per quale lavoro la chiamano? La chiamano per fare la governante. Ma tu ce la vedi questa qui che punta ai livelli più alti della società, vuole fare delle scoperte scientifiche con la medaglia d'oro al ginnasio? Medaglia d'oro, governante, no ragazzi, cioè deve avere avuto una forza, un carattere fortissimi per, insomma, tra virgolette, non che sia un lavoro denigrante, però per chi ha un certo obiettivo nella vita, poi fare la governante, insomma. Sì, per di più il primo impiego che appunto le danno è vicino a dove abita, ma il secondo, quello più duraturo, diciamo che lei lo vive quasi proprio come un esilio, perché è a ben 3 ore di treno da Varsavia. E a me Wikipedia mi fa morire, perché c'era scritto anche e 4 ore di slitta. Cioè, se volevi prendere la slitta, ci mettevi 4 ore. Quindi, diciamo, lei residiva, come cavolo si dice? Stava per tutto il tempo in cui doveva fare la governante a casa di questa famiglia. Ma è il tuo momento? È arrivato il momento gossip. Dovremmo fare tipo una siglettina. Sì, hai ragione. Jingle. Un jingle per il gossip. Ragazzi, cioè, lei stava lì dalla mattina alla sera, spazza di qua, spazza di là, e fai la minestra e vai a fare la spesa, insomma. E a un certo punto era a contatto con tutta la famiglia. Ma a un certo punto torna il figlio che lei non aveva mai conosciuto. E scatta la scintilla dell'amore. Te l'avevo detto che a quell'età lì, altro che la scienza e le passioni, la filosofia, ma che
che hai ragione, ma il nome mi lascia sempre così quando lo rileggo questo documento, che è Casimiro. Cioè, si innamora di Casimiro. Casimiro, perché la sorella Bronia lì hanno dei nomi. Sì, diciamo che è un pochino particolare. Magari in Polonia sono... Vero, magari la traduzione è Pieraldo. Ecco. Non lo possiamo appunto sapere. Siamo un po' ignoranti su questo frangente. Ma la famiglia, appunto, in cui lei sta lavorando, non approva, tra virgolette, questo amore nato tra Casimiro e Marie. Perché appunto Marie, anche Casimiro corrisponde a questa cosa. Se lo dici un'altra volta... Casimiro. Il signor Casimiro, prego, venga, signor Ma Casimiro. Ma mi fa ridere. Io non mi ricordo, forse c'era un cartone animato con Casimiro. Tipo un topo. Non lo so. Mi immagino un topo, il topo Casimiro. Poverino, questo qua si starà rivoltando nella tomba mentre noi parliamo di lui. Comunque, dato che i genitori di questa famiglia non vogliono che vada avanti questo amore, rispediscono a Casimiro da dove era venuto. E la nostra Marie Curie, niente, il cuore è spezzato. Però dopo 3 anni di contratto con questa famiglia può ritornare nella sua amata Varsavia, della sua famiglia, diciamo togliendosi un po' un peso dallo stomaco, perché comunque l'aria che si viveva in quella, che si respirava in quella casa, a era 4 ore di slitta da Varsavia non era proprio il massimo. No. Va bene, allora torna in quel che è la vita cittadina, ma nel 1891 può finalmente trasferirsi a Parigi, dove va ospite della sorella. Ah, che meraviglia! Quindi anche la sorella è riuscita ad andarsene via di casa, quindi appunto lasciare Varsavia e andare a Parigi. Parigi che in questo momento, appunto di fine 800... La chiave del cuore! No, non era Anastasia, non c'era la canzone. Vabbè, sì c'era la canzone. Sì c'era. Che in questo momento Parigi, diciamo, è il fulcro dell'Europa, in cui appunto il positivismo imperversa, tutte le varie aree di progresso, quindi tutti lì. E anche la sorella, appunto, Marie, va lì. Che meraviglia. Quindi il legame con la sorella fortissimo, la città di Parigi super aperta alle innovazioni, non poteva essere ambiente e periodo migliore per lei per lo slancio, per la svolta della sua vita. E la prima svolta che affronta in questo nuovo mondo francese è appunto francesizzare il proprio nome. Che meraviglia. Quindi da, come ho detto che si chiama, Maria Slodowska diventa Marie Curie. O che comunque bello. Marie, per ora è solo Marie, perché poi il Curie arriverà dopo, perché sarà il cognome del suo, svegliamo già, che avrà un marito. Oh, strano, tra l'altro, sì, marito, ma in realtà non so se lei volesse proprio al 100% convintissima a sposarselo, perché lei era... spirito indipendente. Sì, lei doveva fare, disfare, intraprendere, il matrimonio penso che l'abbia visto un po' come un legame, soprattutto anche dal punto di vista religioso, perché lei era, possiamo dirlo, sostanzialmente atea, lei non credeva in nessuna religione, quindi anche il legame matrimoniale, quindi religioso, penso che fosse per lei una sorta di tipo un paletto, tipo lo facciamo perché la società vuole. Può essere un po' come tutte le varie scienziate anche più moderne. Sì, 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 concordo. Ma in questo clima parigino, la dottoressa Curie, lei entra a studiare alla Sorbona. Oh, brava. Brava. Eh sì, e appunto è il 3 novembre 1891 e Marie attraversa per la prima volta, immaginiamoci, nel suo abitone lungo, chiudi gli occhi, racconta, in questo cortile dell'università Sorbona. Bello. Con attorno questa musica parigina. Questa dici, questa, no, di questa Angela. No, ma però ce la vedo. Ma sì, lo scoop, Curie, che dobbiamo dire sulla Sorbona è che lei esattamente, aspetta che me lo sono perso, quanti anni? 15 anni dopo, quindi il 5 novembre 1906, Marie entra alla Sorbona per insegnare, la prima donna che insegnerà all'Università Sorbona di Parigi. Incredibile. Io mi immagino la faccia sgomenta degli studenti quando vedono entrare Marie. Ed è l'insegnante, non è la donna delle pulizie. È la professoressa. La dottoressa Marie Curie. Che meraviglia, fantastico. Appunto, Curie lo diventa quando, dopo aver essere convolata a nozze con il marito Pierre. Ma chi era questo marito che lei incontra? Figurati, era un altro scienziato ozzo, perché non è che poteva incontrare uno che puliva i camini. No, infatti lo incontra giustamente sul luogo di lavoro, perché sono all'Università Sorbona. Lui è l'istruttore del laboratorio della scuola di fisica e chimica industriale. Quindi si conoscono in quel momento, in quello spazio. Passami gli appunti, ma a te che risultato ti viene? No, perché a me viene la virgola di qua, lo zero di là. Bravissima. E niente, una gomitata l'altra. Iniziano
studiando insieme, trovano questa grandissima amicizia, questa grandissima intesa dal punto di vista intellettuale, che poi sfocerà in quello che sarà l'amore e poi il matrimonio. Sui tavoli della Sorbona, dappertutto. Oh, la Cri oggi è un martello pneumatico, la Cri. E insomma, vi lasciamo con questo fantastico pensiero di Marie Curie e Pierre Curie, che fanno all'amore sui tavoli della Sorbona. Ma con che canzone li lasciamo, dottoressa? Quella abbiamo scelto. Qual è che abbiamo? Ah, Elevante. Come mi piace lei. Questa è Ciao per sempre. La fede con la cri 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 cri. La fede con la cri. La fede con la cri. Rieccoci Cri, mentre stiamo ancora ridacchiando per lo spot dell'Inner City Life. Che fazzi, il nostro bisco che si dimentica le battute che vuole appunto annunciare. Grandissimo. Adesso, beh, ci sta, ma ci, perché noi ne speriamo talmente tante che ci sarebbe materiale per fare spot da qua per 10 anni. Sì, infatti secondo me ormai i nostri due spot andrebbero rimodernati, sì, rivisti. Sì, ma di chi stiamo parlando, dottoressa Cri? Quest'oggi, cara Fede, cari amici, mi diventa professionale. Sì, perché voglio provarci con Alberto Angela, quindi devo fare un po' la sua falsa riga. Oggi parliamo di Marie Curie. Fantastica scienza, dimmi. No, va bene, non dico più niente, Cri, vai tu, vai. Io sto qua in regia e Vai. Fantastica scienziata, vincitrice di 2 premi Nobel, non uno, la prima donna ad insegnare all'Università Sorbona, emancipatissima, con le idee chiarissime. Si sposa però, Si sposa, sì, vabbè, si sposa. Non avrà figli? Sì, no, sì, avrà anche sì, figli. Sì, ne avrà almeno 2. Almeno, almeno mi sembra. Bene, insomma, una donna che ha fatto la storia, mettiamola così. Se voi avete delle nozioni, delle info che non abbiamo ancora citato, o che avete delle domande da farci, non siate reticenti, ma utilizzate il numero WhatsApp 349-94-50223 e seguiteci ovviamente su tutti i social che vi vengono in mente. Esatto, Cri. Ci voleva oggi, non l'avevo ancora detto. No, io sì, l'avevo già detto. Ah, io no, esatto. Non era ancora uscito dalla mia voce. Ma siamo arrivati più o meno all'età in cui appunto lei va all'università e sta facendo i suoi primi studi. Ma di che cosa si interessa la nostra amica Marie Curie? La nostra amica Marie Curie praticamente vuole isolare e concentrare il radio e il polonio. Cioè, questi nomi per ora sono radio e polonio, ma in realtà gli verranno dati poi a posteriori, dopo. A un certo punto, lei e il marito trovano questo minerale altamente radioattivo nelle loro zone. Mamma mia. E iniziano a studiarlo. Mi vengono i brividi a pensarci, sai, che lo prendono in mano. Ma vabbè. Assolutamente. E niente, analizzandolo scoprono che c'è un elemento nuovo che non si era ancora appunto scoperto. Riescono finalmente a isolarlo, scoprendo appunto il polonio. Sì, il polonio, che appunto era tipo 330 volte più radioattivo dell'uranio. Ma cioè, ti rendi conto? Ma la cosa che mi lascia più sbalordita di tutte, ma come cacchio hanno fatto, cioè, a farsi venire in mente di studiare la pietruzza che avevano trovato lì? Ma più che altro, ma come cavolo fai poi a isolare un materiale radioattivo? Cioè, mi vengono gli scarabizi al cervello. Ci credo che hanno vinto il Nobel. Assolutamente. Ma per di più, dato che è stata Marie Curie a scoprire questo polonio, andato appunto a questo elemento nome polonio perché era la città di nascita della scienziata, quindi appunto la Polonia. E bellissimo, cioè adesso bello, di volta che dai, guarderò la tavola, romanticissimo, la tavola degli elementi, vedo il polonio e dico ecco perché è Marie Curie. Però quando vedi, quando ho fatto chimica, nessuno me l'ha spiegata questa cosa, invece me la sarei ricordata. Figurati, quella roba qua era magari una frasetta sotto il capitolo, c'era magari anche un'immagine bruttina di Marie Curie, ti ho detto mamma mia, chi è sto mostro, e non hai neanche letto la frase. No, sicuro, io non ricordo, guarda. Comunque, un altro elemento che cercano di isolare, che però avviene dopo, nel senso che comunque non è stato immediato l'isolamento del radio, iniziano a studiarlo perché vedeva che faceva, cioè tipo gli altri elementi facevano una luce strana e questo ne faceva una diversa, cioè era molto più radioattivo, no? E quindi fa questa luce tipo
No, ragazzi, però se fa luce, ma fatevi le due domande. Cioè, non è normale, non, cioè, non lo mangiate, non è da ingerire, tenere lontano dalla portata dei bambini. No, loro ormai erano adulti, quindi potevano maneggiarlo. Ma, sì. E quindi niente, ad un certo punto, scusate se non siamo così specifiche nella spiegazione chimica e fisica di come si fa a estrarre questa cosa. Giuro che c'è la spiegazione, ma io e la Cri non riusciamo ad entrarci nel meccanismo. Ma lascia fare, noi è meglio che parliamo di gossip, lascia fare. Vabbè, comunque riescono a estrarre questo radio, ma per di più lei riesce anche a dare, a trovare il peso di un atomo di radio. No ragazzi, cioè, è una cosa, cioè, io non so, non riesco neanche a immaginare una roba del genere. Ti rendi conto che nel 1932 addirittura hanno scoperto il neutrone? Ma che strumenti ci avevano all'inizio del Novecento? Ovvio che adesso è facile, dai, cioè, solo a guardare o a magari nei servizi specifici che vediamo alla TV o online, guardare la strumentazione che hanno a disposizione nei centri di ricerca, di dici cavoli, certo, ce la fai. Però all'inizio del Novecento che hanno scoperto il neutrone, ma come hanno fatto? Oh, ma menti cosa? Geniali, menti geniali, intuizione che hanno portato a queste scoperte. Cioè, secondo me il Nobel, spero, adesso non lo so, facciamo una ricerca, spero che l'abbia vinto anche il tizio che ha inventato la strumentazione per scovare il neutrone. È Bocri, questa cosa la scopriremo nella prossima puntata. Lo chiedo all'Angela adesso. Bravo, gli mando un tweet. Nei tuoi incontri chiede al nostro amico Alberto Angela: ma senti, ma per chi ha inventato la strumentazione per trovare il neutrone è andato qualcosa o poverino così prendi ma... porta a casa? Chissà. Beh, comunque, se volete sapere quanto pesa un atomo di radio senza andarlo a prendere e radioattivarvi tutti, pesa esattamente 225,93. Che cosa? Non si sa. Allora, se fossi stata a scuola alle medie, la mia prof mi aveva detto: fuori! Marcucci, patate? Sarà zucchine? Millesimi di grammo. Ma Marcucci, ma perché ti devi infilare in queste cose? Ma non so, Cri, ma questa cosa me l'hai incollata tu. Come... ma non è vero. Ma pensate, comunque pesa quella roba lì. Beh, tanto, poco, boh. Ditecelo voi, 349-9450-223. No, comunque nella prossima canzone vado a cercarmelo. Che unità di misura bisogna mettere in fianco. Va bene, dai, ve lo diciamo dopo. Quindi vuoi fare subito la canzone? No, vabbè, no, sono parte... abbastanza curiosa. Però quanto abbiamo ancora? No, dai, ancora 3 minuti. Ah, vabbè, dai, lo cerchiamo dopo. Abbiate pazienza, pazientiamo tutti quanti. Tu chiacchiera che io vado di ricerca. Adesso? Sì, vai, oh, vai. Aspetta, dove eravamo arrivate? No, dai, guarda che tu mi hai trovato sul registro. No, no, aspetta. Ah, no, una cosa importantissima. Quando... Guarda, ah, si fa seria. No, dai, non mi prendere in giro. Una cosa importante che ha fatto Marie Curie è che decise di non brevettare la sua scoperta in modo che questa potesse venire utilizzata da altri scienziati per fare altre ulteriori ricerche. Quindi, in realtà, la sua scoperta passò... diciamo in secondo piano, però fu la novità per breve tempo, perché dopo quella poi ce ne furono subito vicinissime molte altre, nel senso che lei diede un po' il là aprì insomma le porte a un'altra, tutto un susseguirsi di invenzioni fantasmagoriche che rivoluzionarono insomma il corso del secolo. Grande Marie Curie, quindi era una non solo forte, caparbia, intelligente, preparatissima, ma anche una che ci teneva parecchio alla divulgazione scientifica, cioè quello che lei scopriva ovviamente non è che se lo teneva per lei, altrimenti che scienziata sei. Quindi diede le sue scoperte in mano ad altri suoi colleghi per farle evolvere ancora di più. Perfetto. Comunque, che l'ho trovato, sono efficientissima. Sì? In pratica esiste un'unità di misura che si chiama proprio unità di massa atomica unificata, cioè nel senso è un numero dell'unità di massa, e quindi questo appunto è il... Ma lo sapevo allora! E sapevi qual è il numero nella tavola degli elementi? Bella. È l'88. L'88. Sì. 88 polonio. No, 88 radio. Ah, è polonio? E adesso te lo cerco. No. Vabbè, 88 radio, va bene. Ce lo ricordiamo perché www.reply.it è una radio e quindi numero tonico 88. Dovremmo unire questo 88 nella nostra radio, usarlo. Beh, così. Sì, perché no? Nel prossimo post o nella prossima vita anche, adesso vediamo. Va bene, Cri. Allora, mi sembra arrivato il momento di mandare la canzone che hai scelto tu. Oh yeah! Il tempo di bere un goccio d'acqua e riprenderti da questo momento di impasse. Sì, dall'88. Sì, è un'altra italiana e questa canzone mi è molto attiva.
addosso ultimamente. Lei è Irene Grandi, in vacanza da una vita. Bella, eh? Forte. La Cri è qua che salta. Ci hai detto, ti do questo tempo per ricaricarti, bere un goccio d'acqua, prenderti il tuo tempo. In realtà invece è diventata una disco dance. Un cazzo proprio. Allora, l'abbiamo, di solito, fateci caso, noi mettiamo le canzoni un po' strong, un po' più animate, un po' più ritmiche verso la fine, perché magari siamo un po' stanchine, sai, perdi un po' quello che è lo sprint iniziale della puntata. Quel verve. La verve. Ci ricarichiamo alla fine con le canzoni un po' così. Quindi oggi è toccato a Irene Grandi. Brava. Perfetto, eravamo arrivati appunto a questa nostra amica Marie Curie, che è riuscita a scoprire il radio e il polonio insieme al marito. Ma a proposito a francese, di proprio. A proposito di marito, che era appunto Pierre Curie. No, no, Fede. Sì. No. Mentre no. La nostra amica Maria si trovava in campagna con le figlie, Pierre invece a Parigi. Cosa fa? Sta per attraversare la strada e viene investito da una carrozza dei cavalli. No, Pierre, ma potevi guardare, ma cazzo, ma guarda meglio, ma Pierre. E niente. E niente, non c'è niente da fare, muore investito. Quindi appunto. No, però scusa, hanno inventato la strumentazione per trovare il neutrone e non mi hanno salvato il Pierre da sotto gli zoccoli dei cavalli. E Cri, è successo, cioè una disattenzione. Attaccategli le ste roba che si è rotte, cioè, ma non lo so. Vabbè, è morto comunque. Sì, Marie Curie. Ma durante la prima guerra mondiale la nostra Marie Curie non si tira indietro, quindi dona quello che sa fare all'aiuto dei soldati feriti appunto in guerra, e come va in veste di radiologa. Quindi, giustamente, sì, quindi lei, diciamo, luminosa, andava in mezzo ai soldati e li scannerizzava con, sì, la mano. Aveva tipo, no, come no, avevano dotato un'automobile di un'apparecchiatura radiofonica in cui riusciva appunto a radio scannerizzare, brava, i feriti, in modo tale da sapere poi dove far operare i chirurghi. Beh, insomma, io direi che una parte non indifferente nell'aiutare i soldati a, insomma, rimettersi in piedi. Grande Marie Curie. Tra l'altro penso che abbia anche formato il gruppi di soccorritori, insomma, che operavano nelle zone di guerra, perché ovviamente la sua formazione scientifica le permetteva anche questo. Brava, brava. Assolutamente. Cosa succede? Dopo la guerra, ovviamente lei è sempre super attivissima, ma dopo la guerra in particolare divenne attiva nella Commissione Internazionale per la cooperazione intellettuale della Lega delle Nazioni. Tutta una serie di paroloni. Il concetto qual era? Migliorare le condizioni di lavoro degli scienziati. Una sorta di sindacato per gli scienziati. Bravissimo, un sindacato degli scienziati, perché ovviamente più la squadra, più il settore professionale di nicchia, meno loro sono tutelati e di conseguenza incappano in quelli che sono i disagi della professione. Me li immagino. Tipo lei che va in giro a radiazioni ogni giorno, così come si dice, analizzando quintali di quella pietra, quel minerale radioattivo. Ma tanto intelligente, ma non lo vedi che se, vabbè, non sapevano che la radioattività fosse così pericolosa per il corpo, in realtà. Certo. Non era ancora arrivata questa cosa. Ma andando avanti, cosa fa nel 1909 e poi nel 1902? Fonda un istituto di radiologia, diciamo, che poi verrà invece nominato Istituto Curie, sia per lei che per il marito, ovviamente. Sì, vabbè, hanno vinto i Nobel, voglio vedere, li dedicano agli istituti, cioè hanno vinto, scusa, medaglia d'oro alle medie, poi va a insegnare alla Sorbona, poi due Nobel, poi va in guerra a fare la radiologa, poi di qua di là non c'ha manco una via, a Canegrate non ha una via, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Non so se a Milano ci sarà una via Marie Curie. Chissà. Auspico, la cerco, vado a fare la foto. Selfie sotto via Marie Curie. Esatto, il nostro numero di WhatsApp. Attendiamo, se voi vivete nella via Marie Curie, vogliamo il vostro selfie. Per forza, mandatecelo al nostro numero WhatsApp, che lo pubblicheremo subito in immediato sul nostro sito, assolutamente. Ma Curie arriva nel 1921, lei inizia a fare i viaggi negli Stati Uniti. Ovviamente lì è acclamata da tutti, perché è un personaggio importantissimo. Ciò che arriva dall'estero è sempre portato sul palmo di mano, quindi appunto trova questo ambiente molto ricco e molto accogliente. Ma si accorge che
c'è qualcosa che non va. Che tutto questo, queste reazioni hanno creato qualcosa, Cri, tu che sei più esperta di me. Ma in realtà leggo Wikipedia come potresti fare tu. Viene colpita da una grave forma di anemia aplastica. Cosa succede? Succede che il suo midollo osseo non è più in grado di produrre globuli rossi e quindi niente, lentamente la Marie Curie trascorre gli ultimi suoi giorni e poi lascia questo mondo per passare ad uno migliore, attorniata da scienziati illustri, soprattutto dal marito che era là che l'aspettava, questa musica così. Esattamente, questo succede il 4 luglio 1934. È morta, ragazzi, però il 4 luglio non era il giorno dell'indipendenza, c'era qualcosa presa la Bastiglia. Ah, ok, giusto, non lo so, a me sembra qualcosa legato al indipendenza dell'America. Siamo preparatissime, signori e signori. La dottoressa Cri e la Fede sono sempre sul pezzo. Subito Wikipedia ci risponde dicendo che è il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Brava. Della Bastiglia era un altro giorno. Che cazzo di giorno era? Beh, poi cerchiamo. Lo cercheremo, magari sarà il tema della nostra prossima puntata. Perché dico prossima puntata? Perché siamo arrivati alla fine di questa. Quindi vuol dire vuol dire che queste voci due insieme le sentirete tra ancora un mese. Se no potete ascoltarvi per tutto il mese questa puntata o quelle passate. Ma ci sono N podcast, ma sparatevi in loop i nostri podcast da qua. Infatti infinito. La Montessori, Frida Kahlo. Ah, volevo dire una cosa prima di chiudere la puntata, Cri, velocissima, poi importante. Chiudiamo che la pagina ufficiale di Frida Kahlo ha messo il mi piace alla nostra foto con la citazione oggi facciamo via Frida Kahlo. No. Quindi grazie. Grazie. In Sud America Acme lo ascoltano. In Sud America c'è. Ci siamo. Quindi Cri, che rimane da dire? Che ci vediamo non settimana prossima, scusa. Ci sentiamo tra un mesetto. Sì, e ti penso sempre con tanto amore. Pensateci anche voi con tanto amore. E se avete delle donne da suggerirci di cui parlare, non esitate, sicuramente noi siamo aperte a cogliere i vostri suggerimenti. Sì, italiane che straniere, mi raccomando. Ma ora ci lasciamo sulle note di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Giusto così per lasciarci un po' in questo clima un po' particolare. Da Piero Angela. Du. Alberto, scusa. No, ciao. Piero no, Facciamo oggi quello che facciamo sempre, Fede, tentare di conquistare cani grate e il mondo. La Fede con la Cri, la Fede con la Cri, queste esploratrici tingono reply di rosa, insieme fanno scintille, ne combinano sempre mille, che coppia la Fede con la Cri, 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 Cri. Reply.it The next step.